La prima domanda che mi viene da fare alle nostre ospiti, che non vi ho ancora presentato, è, ma tanto ora che le vedete capite, anche per voi funziona così? Cioè uno si deve svegliare alle 6, ma prima fa la lista della spesa e appena torna, dopo un evento magari anche molto importante o comunque dopo un lavoro che sicuramente non è un lavoro ordinario, cucinare, badare figli, è così anche per voi? Beh sì, io ho 3 bambini, per cui mi capita spesso di dover pensare anche ad altro, anche se materialmente non mi occupo magari delle faccende, perché comunque c'è una persona che mi aiuta, però c'è tutta una serie di cose da pianificare che vanno appunto dai compiti alla spesa sicuramente. Quindi anche quindi... il vicequestore aggiunto, se donna si occupa anche di tutte queste cose. Benvenuta, avete appena conosciuto Rossella Matarazzo, grazie per essere qui con noi, vicequestore. Questo è aggiunto al commissariato Esquilino di Roma. E invece per Marina Ricchiuti, che è sottotenente di vascello, si occupa di reclutamento femminile e maschile della Marina. Sì, allora anche per me, io non ho una famiglia, sono sola a casa, però comunque bisogna portare avanti una casa, quindi tornata da lavoro fare i servizi, fare la spesa, e quindi cioè, capisco benissimo la signora Piera. Piera, chissà se le persone che stanno a casa capiscono questo, no? Perché poi quando vedi una persona in divisa la immagini solo in quel ruolo, cioè è difficile, no? Cioè tu torni a casa e dici l'idraulico è ancora qui e la spesa e le cose, e fa effetto perché c'hai ancora la divisa, è un vigile, no? E invece com'è questa divisione di compiti, di ruoli? Ma oramai è da anni che la mia vita è così, quindi per me è normale suddividermi in tante cose, però lo faccio con passione. Certo, quel sabato mattina quando sono tornata ero stanca perché c'era brutto tempo, abbiamo preso un sacco di freddo, e poi il fine settimana diventa sempre pesante perché certe volte non solo lavoro il sabato ma anche la domenica. E qui partono i sì con la testa in studio, quindi torniamo da Rossella Matarazzo e da Marina Ricchiuti. Quanto è stato, partiamo dal vicequestore, quanto è stato difficile conquistare, perché credo che si debba parlare di vera e propria conquista da donna questo ruolo. Intanto a Roma ci sono 40 commissariati più o meno? Beh sì, ci sono circa 40 commissariati, circa 10 responsabili di questi commissariati sono donne, e quindi è chiaro, il mio commissariato ci sono 70 persone, riflettevo proprio qualche giorno fa che solo 6 sono ragazze, per cui insomma è chiaro che è un ambiente per la maggior parte maschile. Ma difficoltà devo dire grosse no, è chiaro che quando si arriva in un ufficio dove ci sono tanti uomini c'è un po' un prendersi le misure, quindi cercare di capire un po' il tipo di carattere, l'impostazione che si vuole dare all'ufficio, però devo dire che poi in realtà io ho sempre lavorato benissimo sia con gli uomini che con le donne, anzi forse con il passare degli anni, con l'esperienza, ho anche meno castigato diciamo la femminilità, intesa come una diversa sensibilità, e forse l'ho anche in qualche modo valorizzata e approfittato un po'. Però è stata una conquista anche questa, cioè sì. C'è stato un tempo in cui invece quella femminilità andava un po' mortificata, quasi rendesse meno autorevoli? Sì, sicuramente c'è in passato dove comunque c'era una maggiore resistenza nei confronti proprio in generale delle donne. Io purtroppo sono anziana, quindi comunque parliamo già di qualche anno fa. Parliamo di gradi di anzianità, sì, chiaramente, solo di gradi. È molto gentile, ma anche purtroppo di età. Però devo dire che negli ultimi anni, no, è chiaro che insomma la posizione delle donne è molto più semplice, molto più affermata, anche perché gli uomini sono ormai abituati ad avere, insomma, ad interfacciarsi con persone di sesso femminile. Nonostante poi i numeri dicano quanto, no, siamo lontane, sì, perché su... Sì, però bisogna dire una cosa, che in effetti i numeri sono sicuramente lontani dalla parità, però probabilmente c'è anche una sorta di autolimitazione da parte delle donne, che magari fanno anche una scelta, secondo me, come dire, giusta e condivisibile, di dedicarsi alla famiglia, quindi comunque ad una situazione diversa da un lavoro così impegnativo che ti porta, come Piera, tante ore fuori di casa, e magari spesso non puoi andare a vedere i figli allo sport, insomma questo succede anche a me, quindi. Piera.
Sì, sì, mi rifletto benissimo con la collega, posso chiamarti come collega? No, come no, piacere, un onore. Questo mortificare, Piera, la propria femminilità, questo essere un po' più maschili per essere accettate da un mondo che comunque resta prevalentemente maschile, non so se l'hai visto anche tu, per essere credibili, per essere autorevoli, per poter dire la propria, essere ascoltate. Per essere credibile... Credibile, la donna in divisa deve lavorare il doppio, su questo non ci piove. Per darsi autorità e autorevolezza si deve assumere un po' la veste, un po' alcune caratteristiche maschile. Questo mi ritrovo, certe volte pensavo che, cioè io come carattere, vabbè, c'ho il carattere forte, però sono anche una donna che teneva molto alla sua femminilità, e certe volte lavorando poi molto fuori, perché il mio lavoro si svolgeva magari prima, ora sto un po' più in ufficio, molto fuori, mi sentivo certe volte una camionista, dicevo io, per far sì che diventassi più autorevole. Comunque il fatto che fossi donna in divisa più lo avvertivo nei primi anni, infatti racconto sempre un aneddoto, perché i primi anni che facevo il vigile ricordo che ho dato un'alta ad un autobus e quest'autobus proprio mi ha stracciato accanto, quasi mi stava mettendo sotto. Poi ho saputo da una mia amica che era sull'autobus che l'autista non è che ha visto il vigile che dava l'alta, ha visto una donna e ha detto: ora io mi fermo quando una donna mi dà l'alt. Cioè non ha visto la divisa, non ha visto il segnale che avevo dato, per lui era una donna in mezzo alla strada che faceva l'alt. Però da quel periodo, insomma, è trascorso molto tempo e non è più così, fortunatamente. Sentiamo la più giovane, allora, che cosa ci dice, no? Cioè, le cose sono cambiate oppure è veramente faticoso per una donna, deve lavorare il doppio e deve dimostrare in un mondo maschile di avere delle doti, anche appunto la capacità di comandare, di saper guidare. Certo, allora io sono entrata in Marina nel 2003, quindi le donne nelle forze armate erano entrate soltanto da 3 anni prima, nel 2000. Io devo ammettere che non ho mai avvertito questa... problema nel vivere in un mondo prettamente maschile, anzi in alcuni momenti si è creato il problema nell'altro sesso, cioè il sesso maschile all'inizio interfacciato con il sesso femminile non abituato a questo, che magari era titubante, insicuro nel modo in cui si doveva comportare. Però non ho mai avuto problemi particolari, è ovvio, bisogna faticare, ci sono stati momenti in cui ho dovuto faticare il doppio per arrivare allo stesso livello dei miei colleghi. Perché se, però questo no... perché se non c'erano questi problemi, perché dover faticare il doppio? Perché comunque non siamo una forza armata costituita da 32.000 persone, quindi è ovvio, ci sono stati determinati momenti, soprattutto all'inizio in Accademia Navale, appena si entra nell'istituto di formazione, ti trovi inizialmente in una realtà completamente differente a quella a cui eri abituata e quindi sei costretta giorno dopo giorno ad impegnarti, a dare il massimo, perché devi raggiungere gli stessi risultati che raggiunge l'uomo anche nelle prove fisiche, nell'addestramento. Ed è ovvio che noi, personale femminile, abbiamo... proprio fisiologicamente delle attitudini differenti, e quindi per raggiungere lo stesso livello degli uomini ci si deve impegnare il doppio, allenarsi di più, impegnarsi di più. Pensavo, e questa è una riflessione che richiede una grande onestà tra donne, cioè anche il nostro sguardo nei confronti delle donne rischia a volte, no, di sminuirle un po', cioè quasi che gli uomini abbiano comunque più... Che siano più credibili, non lo so, cioè non so se vi capita, anche in televisione, se c'è un maschio o una femmina, si tende a pensare che il maschio è quello, cioè è un po' più valido, un po', cioè, o no? Beh, noi non lo pensiamo. Non lo penso, anche perché da donna ho avuto l'opportunità di lavorare con uomini e con donne e guardarli quindi comunque alla pari, e le posso assicurare che non lo penso.
No, non sono d'accordo, perché nel momento in cui anche si è deciso nella mia vita in Marina di dare incarichi particolari, magari sono stata scelta io, non personale maschile magari. È successo anche il contrario, ma per ovvi motivi, perché la meritocrazia tanto agli uomini tanto alle donne. Oh, esatto, ma la meritocrazia questa sconosciuta, per dire, ma non sempre. Non sempre. Non sempre, perché poi insomma, se no non avrebbe più senso fare niente. Se no, no? Non saremmo stimolati nel nostro lavoro.